Buongiorno a tutti, buon 8 marzo a tutte le mie amiche, buona festa della donna, cercate di passare al meglio possibile e divertitevi e pensate sempre che è una ricorrenza e non una fiera della zoppola. Bene, detto questo, ho da dire due cose importanti in base ai video che sto facendo sulla Juventus, che veramente mi sono anche rotto i coglioni di farli, ma purtroppo li devo fare per capire determinate cose. Allora, prima di tutto il signor Agnelli, Andrea, e il signor Allegri, e non me ne frega un cazzo se loro dicono che su YouTube li stiamo infamando, perché io prima di tutto sul mio canale scrivo quel cazzo che voglio. Uno. Seconda cosa, io sto dicendo la verità, non è che sto dicendo cose che non sono vere, io sto dicendo la verità. Quindi la verità è che è una squadra, in questo momento è una squadra di merda. Quindi è inutile che si sentano offesi, l'altro la chiude i social, quell'altro dice che i veri tifosi non fanno così. Ma che cazzo dice cosa? Ma che cazzo sta a dire? Ma quello è andato di cervello. È andato di cervello quello. Poi si sentono vari nomi, si sente Allegri che va di qua, che va di là, ma che vada dove cazzo vuole, basta che si leva dai coglioni. A me non me ne frega una sega che dove cazzo va, per me può andare anche a tagliare l'erba, che cazzo me ne frega a me dove vuole andare Allegri. Che cazzo. Bisogna essere anche un attimino obiettivi per queste cose qua. A me di Allegri me ne frega una sega. Quindi può andare dove vuole. I sostituti si parla di Conte, che non sarebbe male come rientro con una squadra del genere, perché non è la squadra che aveva prima che faceva cagare. C'è una squadra, bella squadra, quindi Conte andrebbe bene insieme a Pirlo. Sarebbe un'ottima scelta. Anche se io, per il personale, dico sempre Zidane è la cosa migliore, anche perché porterebbe anche dei buoni giocatori da Real Madrid. Comunque poi vedremo anche il da farsi. La qualificazione, io non cambio idea, rimango della mia stessa idea che ho detto, quindi per me è impossibile. Vi do la percentuale di passaggio della Juventus, 0,01%. Questa è la mia previsione. Stasera c'è l'Udinese a Torino, l'Udinese è a caccia di punti perché si deve salvare. La Juve non gliene frega un cazzo perché c'ha 16 punti, quindi potrebbe mettere dentro tutti i ragazzini, fare una bella partita, che poi se l'Udinese vince rimangono a 13. Invece no, il coglione stasera li mette dentro tutti l'altra volta, così si stancano e non fanno un cazzo. Cioè, avete capito perché Allegri è un deficiente? Perché non sa dosare gli uomini. Cioè, dove non servono, cosa fa lui? Li mette dentro tutti per vincere, perché lui è l'uomo che ha detto che lui non gliene frega un cazzo di fare una bella partita, a lui interessa vincere anche 1-0. E questo è il nostro allenatore. Ma stiamo scherzando? Ma davvero stiamo scherzando? Ma una partita così sarebbe da lasciarli fuori tutti e mettere dentro la primavera, far giocare la primavera. L'Udinese vince, pace, rimaniamo sempre più 13. Ma non si può fare quella roba lì, assolutamente. Assolutamente. Comunque quello che volevo dire,
è il discorso dei social. A me sinceramente non me ne frega un cazzo di cosa dice Andrea Agnelli, cosa dice Allegri, cosa dice Paratici. Tanto ho già capito che sono una manica di coglioni, quindi a me quando un coglione mi sfiora mi fa soltanto ridere, quindi a me non mi interessa proprio di quello che dice, quindi può fare quel cazzo che vuole. Io continuerò sui miei canali a scrivere quel cazzo che voglio. Io dico sempre la verità, che poi vi dà, che alcuni dà fastidio, alcuni no, però io dico sempre la verità, non mi nascondo, il mio canale è visibile a tutti, quindi tutti possono vederlo, tutti possono commentarlo e tutti possono dire la loro. Io non ho mai cancellato nessun commento, quindi siete liberi anche di andare sul mio canale e lasciare un commento sui video che faccio, senza nessun problema. Questo è il mio pensiero. E seconda cosa, e poi chiudo qua. Allora, abbiamo parlato della partita di stasera, dell'allenatore, e la cosa più importante qual è? La cosa più importante è che almeno vediamo di fare una partita dignitosa e non andare là e magari stasera l'8 a Torino ci facciamo una partita che ci facciamo massacrare un'altra volta. Almeno la dignità tiriamola fuori, almeno la dignità tiriamola fuori. Bene, vi auguro ancora buona giornata a tutti, alle donne uno splendido 8 marzo, divertitevi, ricordatevi sempre quello che vi ho detto prima all'inizio, che non è una fiera di uomini nudi, perché se dovete aspettare l'8 marzo per andare a vedere un uomo nudo siete messe molto bene. E niente, io vi saluto, buona giornata.